Ciao a tutti dal vostro raccontastorie di quartiere, in una nuova emozionante vicenda dal mondo. All'inizio un po' triste con un viaggio appena iniziato, per poi concludersi con un lieto fine, come piace a noi. A volte le persone pensano certi tipi di animali non possano vivere senza di noi, che magari sono perduti e indifesi, tipo gli animali domestici, che imparano con il tempo a dipendere da noi completamente. Beh, in realtà se lasciati da soli possono ritrovare il loro istinto di sopravvivenza facilmente. Insomma, se volete capire meglio, come sempre, sedetevi o sdraiatevi, oppure una mezza via, quindi seduraiatevi e partiamo. Alcuni animali nel mondo possono avere un senso dell'orientamento fuori dal comune. Grazie a vari elementi e fattori presenti sul nostro pianeta, il modo in cui si orientano loro supera ogni nostra aspettativa. Non hanno bisogno di Google Maps o anche solo di mappe cartacee. Ce l'hanno nel sangue. Il loro istinto e il loro modo di guardare il mondo è qualcosa che noi possiamo solo sognare. La storia di oggi vi mostrerà proprio questo aspetto incredibile di un animale in particolare, che una volta era diventato una celebrità, finendo sulle prime pagine dei giornali del suo paese e arrivando anche da noi. Si tratta di una pecora, semplice come le altre, con niente di così eccezionale all'inizio. È la nostra protagonista, ma nessuno avrebbe potuto immaginare le avventure che avrebbe vissuto. Addirittura c'è un piccolo spazio turistico per lei dedicato apposta per gli eventi che erano accaduti molti anni fa. Quando parliamo di pecore, solitamente pensiamo ad animali miti, tranquilli, e che forse non sono nemmeno così intelligenti. Anzi, molti li ritengono adorabili e stupidi. Questo però non è affatto vero. Secondo alcune ricerche che potete trovare anche su Google tranquillamente, le pecore potrebbero essere tra gli animali più intelligenti del pianeta. Il problema è che il modo in cui vengono allevate dall'uomo le rende molto molto chiuse e spaventate. Hanno infatti paura di mostrare ciò che sono davvero. Come tanti di noi, dopo tutto. Eppure nascondono un potenziale fuori dal comune. Addestrate come si deve, non sarebbero più semplici animali da campagna. Comunque sia, la nostra storia si svolge in Nuova Zelanda. La pecora protagonista è Shrek, un merino, cioè una delle razze economicamente più richieste. Infatti, chiunque ne abbia anche solo uno deve trattarlo come si deve. Shrek adorava andare in giro con le altre pecore a pascolare. Il loro padrone è un uomo molto buono e gentile e cerca sempre di farle avere tutto il necessario per una vita al massimo e piena. Il merino, comunque, sappiate che va tagliato in modo molto accurato e minimo una volta all'anno. A quasi tutto il gregge la cosa non dispiaceva, ma Shrek era un po' burlone e pestifero. Scappava continuamente e faceva danni, appena sentiva qualche tipo di rasoio o lama arrivargli vicino. Ogni anno era difficilissimo tosarlo. Addirittura spesso tendeva a nascondersi lontano lontano pur di tenersi la sua preziosa lana. Per ore e ore il pastore lo cercava ovunque. Addirittura una volta aveva fatto mezza giornata di ricerche serali. Nonostante non avesse la minima intenzione di tagliarlo, Shrek era scappato a gambe levate dopo aver visto una lama in lontananza, che però serviva solo a potare le erbacce. Da allora hanno cercato di tenerlo d'occhio il più possibile, ma nulla era servito quando nel 1998 era scappato di casa. Si vede che si era davvero stufato. Era andato probabilmente per dei sentieri di montagna molto difficili. Il pastore e la sua famiglia quella mattina avevano notato in effetti il recinto aperto. Non pensavano qualcuno però avrebbe avuto il coraggio di filarsela. Dopotutto, le pecore erano state addestrate ad uscire solo alla vista degli esseri umani. Notarono appunto che proprio Shrek mancava. Cos'era successo? Come diavolo aveva fatto? In effetti è sempre stato il più intelligente. Come detto prima, le pecore in generale temono gli esseri umani e si arrendono, ma quell'unico merino non voleva farlo e non l'ha mai fatto sin dalla nascita nel 1994. E questo non dispiaceva al padrone, anzi era contento di sapere che qualcuno di diverso nel suo gregge ravvivava le cose. Ma era molto preoccupato. Non solo era triste, ma temeva potesse perdersi o essere mangiato dai lupi. I figli erano molto affezionati al gregge, specialmente a Shrek. Sembrava adorare i bambini. Anzi, non si allontanava mai dagli esseri umani se non alla vista di lame da taglio. Tempo impetuoso, lupi e predatori di ogni genere potevano prendersi la vita di Shrek. Quindi il giorno stesso il pastore iniziò le ricerche. Aveva setacciato ogni singola zona della montagna in cui viveva. Non poteva però andare fino in cima, era pericoloso anche per lui. Aveva chiesto aiuto a dei cittadini locali, che però non avevano ottenuto risultati, era davvero sparito. Dopo una settimana erano tutti più tristi di prima, avevano perso le speranze, era finita, non potevano continuare oltre. Anche le altre pecore dovevano essere controllate e il pastore non poteva mancare a lungo per questo motivo. Ma una cosa si è scoperta più avanti.
che Shrek invece non aveva mollato. Shrek non aveva perso le speranze dopo la fuga, che è stata involontaria. La sua intenzione non era allontanarsi così tanto a quanto pare, ma andiamo con ordine. Dal 1998 erano passati circa 6 anni. Un lasso di tempo davvero importante. Un giorno un residente locale che aveva aiutato il pastore aveva visto qualcosa di strano sulla strada, simile forse ad un alieno addirittura. I passi erano leggeri nonostante la stazza di quell'essere. L'aveva visto per pochi secondi perché se n'era andato nel bosco in un batter d'occhio. Cos'era? Dopo aver avvertito la polizia era tornato con due agenti sul luogo. Non avevano trovato nulla di strano e quindi nessuno si era preoccupato. Ma il giorno dopo era accaduta la stessa cosa con un altro residente. Un animale che sembrava quasi una nuvola in cielo era uscito dal bosco. Stavolta però gli agenti erano arrivati in tempo e quell'animale in lontananza si poteva notare. Sembrava quasi zucchero filato. Assurdo ma vero, era proprio Shrek, nascosto agli occhi del mondo per 6 anni. Era fuggito per così tanto tempo che nessuno era riuscito a riconoscerlo immediatamente. Cosa diavolo faceva nel bosco? Almeno una cosa però era sicura, era vivo ed era ciò che contava. La famiglia voleva assolutamente riportarlo indietro, quindi non era stata una fuga da casa, era tornato indietro dopo tutto. Probabilmente non voleva fuggire così lontano e a quanto pare aveva anche un grosso problema, non era stata tosata per ben 6 anni. Cosa poteva essere diventata quella pecora? In effetti in lontananza erano riusciti a notare solo l'ana a quanto pare. Il giorno dopo era stato organizzato un gruppo per prenderlo. Tutti lo avevano bloccato ai lati, la famiglia era lì ad assistere, ma non c'era bisogno di usare chissà che modi. Shrek aveva riconosciuto il pastore e sapete cosa aveva fatto? Era corso proprio da lui, senza pensarci due volte. Dopo tutto questo tempo era ancora affezionato a quella persona e non l'aveva dimenticata. È proprio vero allora che le pecore sono più intelligenti del previsto. Per di più era sopravvissuto 6 anni in una foresta. Ripercorrendo un po' il suo percorso, il pastore aveva scoperto che si era rifugiato in una grotta, per poi andare nelle zone con più erba per nutrirsi. Doveva essere stata molto dura i primi anni, perché la lana era completamente rovinata. Ormai non poteva utilizzarla per il commercio, ma non importava niente. Il pastore voleva semplicemente riaverla a casa con sé. Aveva chiamato un team di tosatori esperti che in 20 minuti avevano rimosso tutto. Se continuava in quello stato, Shrek rischiava di morire a causa di infezioni. La lana sporca è il peggior nemico delle pecore, era arrivato in tempo dal pastore, per un segno del destino si trovava davvero vicino e nessuno se n'era mai accorto. In effetti nella ricerca non hanno minimamente pensato di cercare vicino a una strada o nella foresta locale. Da allora la sua fama era arrivata dappertutto. Pensate che il primo ministro neozelandese l'ha incontrato per poter conoscere di persona l'intelligentissima pecora Mowgli e farle gli auguri nel 2004 per il suo 10° compleanno. Ha camminato con quasi 30 kg di lana in corpo per 2 anni circa, secondo le stime. In suo onore è stata eretta anche una statua. In questo modo l'avrebbero ricordata nei tempi a venire. Per un periodo girando in città veniva filmata e adorava essere accarezzata e coccolata. Non scappava mai da nessuno. Era proprio una mascotte. Sfortunatamente oggi non c'è più. Shrek è morto di vecchiaia nel 2011, in pace e serenità. Questo ci fa capire come alcuni animali, per quanto possano fare i capricci o possa sembrare che non ci ascoltino, in realtà ci vogliono davvero bene e ci sono grati per ciò che facciamo. Non arrendetevi mai con un animale domestico. All'inizio possono essere difficili disobbedirvi, spesso, ma la gioia che vi daranno dopo ripagherà ogni singolo giorno di rabbia. Con questo concludiamo, se il video vi è piaciuto nel caso lasciate un bel like e noi ci sentiamo alla prossima gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.